I lampioni sono accesi. In quella casa c'è la luce accesa. Perché? Perché le luci sono accese? Ma quant'è che pedalo? Che ore sono? Learco! Che l'ora è til? Javi viene dal Lussemburgo. Parla francese. Lui dice le 5:10, ma non ho capito. Non sono più sicuro bene di avere capito. È freddo che fa. Però Learco è lì, non sento la macchina, non la vedo nemmeno. Ma ho come l'ombra appoggiata sulla schiena, in qualche modo mi spinge. Quando sono partito, avrò firmato. Le gambe girano, però se girano, cos'è? Curva. Maledizione che quasi vado in terra, perché non mi fermano? Una curva ancora e la strada sotto le ruote si fa più pesante. Non so quante pedalate ho fatto, ma adesso non c'è più nemmeno l'asfalto. Salita, credo l'ultima. Vado agile. Ho fatto bene a farmi montare il 26. E questi chi sono? Cosa vogliono? Ombre a centinaia, migliaia sotto l'acqua. Stringono la strada e fanno un rumore che non so. Ma cosa fanno? Ogni tanto la macchina di Learco illumina un gruppetto. Hanno tutti la bocca spalancata e si agitano. Sembra che battano le mani. Non sento niente. Qual è l'ultima cosa che ho sentito? Ah sì. Vai, Charlie. È ora. Era Learco. Poi mi ricordo che sono uscito, il freddo mi ha dato come una bastonata. Sono salito in bici, Learco mi ha spinto mentre stringevo i cinghietti dei pedali. Dai, Charlie, dai che ce la fai, senza gridare. Mi sembra che me l'abbia sussurrato ad un orecchio, come per non svegliarmi, come se si vergognasse. Adesso non sento niente, nemmeno male alle gambe, nemmeno le gambe. Di sicuro non sento le mani e il naso, che freddo che fa. È l'ultima salita, ma è notte. Passo la linea del traguardo. Una pedalata. Due. Adesso basta.